Oggi vogliamo parlare dei 5 libri che preferisco da quando ero piccola fino adesso. Il primo libro di cui voglio parlarvi è questo bel libro, è un romanzo fantastico, si chiama Ineidas di Christopher Paolini, è l'ultimo libro della saga, del ciclo dell'eredità, e il primo era Aragorn, Brisingr, Eldis, Brisingr e Ineidas, che è l'ultimo. In realtà dovevano essere solo 3 libri, ma Christopher Paolini ha deciso di farne 4, in quanto l'ultimo libro ha aggiunto molte altre cose. È un libro molto interessante, pieno di magia, amicizia, legami indissolubili fra una dragonessa e il suo cavaliere. È un libro che parla di una lotta contro un altro malvagio che si chiama Galbatorix, parla anche di amore, è un libro che parla soprattutto di speranza, un libro che parla di unione fra varie razze per sconfiggere un tiranno. E parla quindi di speranza, di futuro, ed è l'ultimo libro della saga, quindi io consiglio questo libro a qualsiasi persona che piace la magia, piace i libri fantastici, a cui piace la speranza. È un libro abbastanza lungo, però è piacevole da leggere, è molto veloce anche se piace questo tipo di libri, c'erano circa 800 pagine, ci sono anche dei disegni delle mappe della regione, eccoli qui. Alla fine ci sono anche le origini dei nomi, il glossario con tutte le lingue e i vari significati. Non so se si legge. Quindi è un libro interessante da leggere. L'altro libro di cui si voglio parlare è Il giorno della civetta, che l'ho letto durante la scuola. È uno dei libri classici da leggere, è un libro abbastanza corto, molto piccolo, quindi si legge molto velocemente, è di Sciascia. È un libro che parla è un giallo e parla della mafia, mafia Sicilia, di due omicidi che sono stati fatti in Sicilia e c'è un carabiniere che sta cercando di far arrestare un mafioso, e solo che questo mafioso non riescono a prenderlo, e questo mafioso ha tutta una sua visione della giustizia, a seconda di che livello sono gli uomini. Un giallo un po' particolare che è anche pieno di flashback, quindi se a me piace questo tipo di romanzi, tipo romanzi gialli, è un libro che consiglio di leggere, è un libro giallo realistico. È un libro che consiglio a chi piacciono i romanzi gialli. Non è un libro che ha un finale positivo. Cioè, sono anche continui spostamenti di scenari, aspetti di suspense, introduzione dei fili del racconto.
con cui poi si riescono a capire molte altre cose che stanno sotto. Dopo, un altro libro di cui voglio parlare è Il Signore delle Tempeste di Zimmer Bradley, un libro che ho letto molti anni fa quando ero piccola, circa verso 8 anni. Anche questo è abbastanza corposo come libro, però ci è arrivato velocemente, è scritto molto bene. È un libro molto coinvolgente di cui non riesci proprio a staccarti da leggere. Io l'avrò letto tipo in 2 giorni, non riuscivo proprio a non smettere mai di leggerlo. E questo libro parla di due famiglie, in modo particolare, le cui vite si intrecciano, che hanno dei poteri particolari. E soprattutto uno, Alastair, ha il potere di prevedere il futuro, di vedere diversi futuri, e Doril invece ha il potere di manovrare le tempeste, solo che non riesce a controllare, non è un potere che riesce a controllare, ed è molto influenzato dal suo umore. E questo libro è fatto molto bene, in quanto tu puoi molto divertirti con l'immaginazione. Infatti puoi anche immaginarti direttamente in il posto in cui sei, e quindi lo consiglio molto a chi piace di genere fantastico, che amano molto immaginarsi come succedono le cose, e i paesaggi dei libri. Quindi è il ciclo delle Nevi di Almon, non è il primo libro, però questo è un libro autoconclusivo comunque, per cui non piacciono i cicli. L'altro libro di cui voglio parlarvi Buon Vento dell'Ovest di O'Brien, è un libro su viaggi in mare, e anche questo è molto carino perché se non piacciono le navi, e puoi imparare anche come funzionano le navi, i vari termini. In fondo al libro c'è un glossario con tutte le spiegazioni dei vari nomi. Proprio si legge. Un libro che scorre anche questo molto veloce. E un libro anche di avventura, un romanzo di avventura. È il terzo libro, questo qui, della serie, con vari colpi di scena, amori contrastati, dove puoi anche scoprire le varie parti del mondo, le varie canzoni del mondo durante la lettura. È un bel libro, volete leggerlo? Eccolo qui, facciamo il titolo: O'Brien, un vento dell'Ovest, di Patrick O'Brien. So che il disegno è molto molto carino, la copertina del libro. Poi l'altro libro di cui volevo parlarvi è invece un libro che mi è stato regalato, La testa di Steve Jobs, che è un libro che parla della vita di Steve Jobs, di tutti i suoi fallimenti, anche dei successi soprattutto, di come è riuscito a avere successo, e sono anche arrivati vari aneddoti e discussioni con i propri
con i propri delle alcune pagine. È un libro interessante comunque. Sono varie notizie e curiosità di questo grande uomo. Un altro libro invece di cui volevo parlarvi è invece, che dovrebbe essere passato in numero di libri, però è Hunger Games. Che qui non ce l'ho, quindi non posso farvelo vedere, ma è un libro ambientato nel futuro, diciamo dopo le guerre, e in cui parla di 13 distretti che vengono, in cui vengono fatti dei giochi in cui si prendono 12 bambini, anche ragazzi, da ogni distretto per cercare di fare un gioco in cui, secondo diciamo, i capi, doveva essere come farle ricordare le guerre passate e che non possono più venire, una cosa del genere. E in uno di questi giochi, il 47esimo, viene presa una ragazza al posto di sua sorella, perché lei si offre volontaria solamente, per un costituito di solito non venivano mai fuori dei volontari. E questa ragazza, che si chiama Katniss Everly, ha 16 anni e quindi per salvare la sorella si offre volontaria. Invece l'altro partecipante, diciamo, protagonista maschile del distretto è Pita Mellark, che dedica il suo amore durante il gioco davanti alle telecamere, anche se lui dice che è solo per creare del suspense e farle piacere di più a quelli che i capi del gioco. E questo gioco, ovviamente, però una regola è che solo uno può sopravvivere. E quindi in questo gioco in realtà non esistono amici, amori che possono resistere a questo gioco, quando solo uno può sopravvivere. Quindi in questo gioco quello che sopravvive di solito è il più forte o quello che riesce a farsi piacere gli sponsor e l'audience, in quanto sono loro che possono dare dei regali per riuscire a sopravvivere al gioco. E la sola regola che c'è in questo gioco è uccidi o muori. Durante il corso del gioco però questa regola viene cambiata, in quanto al pubblico piace la storia che c'è fra Katniss e Pita, e quindi ovviamente viene cambiata questa regola, e infatti riescono a sopravvivere entrambi. Questo è comunque il primo libro, ce ne sono altri tre, mi sembra. Uno è La ragazza di fuoco, ma sono tre libri. La ragazza di fuoco e l'altro è uscito da poco, il 5 maggio. La storia è molto veloce e scorrevole, non sembra non ad annoiarti. E sono varie, nel libro vengono parlate le varie modi in cui i ragazzi cercano di sopravvivere, ognuno a modo suo. Quindi è un romanzo che credo di poter consigliare a chiunque. È un libro che parla anche di speranza, di voglia di sopravvivere a qualsiasi costo, in cui non si sa mai se una persona possa cambiare o no,
e se questo libro e se questi giochi possono cambiare una persona a costo solo per vincere. Un pezzo del libro dice questo: vincere significa fame e ricchezza, perdere significa morte certa, ma per vincere bisogna scegliere tra sopravvivenza e amore, egoismo e amicizia. Quanto sei disposto a perdere? Ecco, quindi questo già, come dice, molto su com'è il libro, su quali sono i temi che vengono fuori durante il libro. È un libro che consiglio molto. Adesso mi ho finito con i libri e vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti.